Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Nuovo svuota la spesa beauty, vi mostro gli ultimi acquisti che ho fatto al DM e all'OVS barra Upim, perché non ho capito bene come funziona, ma insomma sono circa la stessa cosa o comunque si trovano gli stessi prodotti, se non che all'Upim ci sono più stand, più brand e quindi ho preso delle cose che normalmente non trovo nella classica OVS. E appunto sono andata anche al DM e in realtà ero andata per vedere se era arrivata la nuova collezione di Essence, quella alle conchiglie, ma sono arrivata troppo tardi, ma sono andata via qualche giorno e quando sono tornata lo stand era già stato preso d'assalto, quindi non c'era più nulla, però ho trovato qualche altra cosa interessante. Io inizio, spero come sempre che il video vi piaccia, nel caso non dimenticate di lasciare un like, un commento, di iscrivervi al canale e di venirmi a trovare anche su Instagram. Iniziamo dagli acquisti che ho fatto all'OVS barra Upim, perché non ho capito bene come funziona, visto che ci sono i prodotti dell'OVS, se non che ci sono più stand, più brand, più capi di abbigliamento, è molto più grande, però la tessera dell'OVS non vale perché comunque è Upim. Però ci sono tantissimi stand di brand low cost, veramente tante cose, anche skincare, c'è anche Giada Cosmetics, insomma tante cose interessanti. Infatti vorrò comunque tornare e guardare ancora con più calma. C'è un bellissimo stand Essence, molto più bello dei soliti che ci sono all'OVS e anche più grande di quello che c'è al DM. Dovrei solo scoprire se arrivano anche lì le varie collezioni in edizione limitata, perché sarebbe un'ottima alternativa oltre al DM, visto che viene sempre svaligiato tutto. Ho preso un altro fondotinta di Essence, ormai li ho praticamente acquistati tutti, ma mi è venuto un po' il pallino di provare i fondotinta low cost, anche che non avevo mai provato fino adesso, come quelli di Essence piuttosto che di Catrice, perché in generale comunque noto che mi sto trovando molto bene con diversi fondotinta e prodotti per la base, comunque più economici o di medio prezzo al massimo. E anzi, le novità costose che sono uscite quest'anno, che ho provato grazie ai pottini, non mi hanno neanche conquistata, mentre mi hanno esaltata decisamente di più alcuni fondotinta economici. C'è stato solo il fondotinta nuovo di Chanel Léo Détente, che devo dire che mi è piaciuto parecchio, mi ha fatto un'ottima impressione, però sinceramente ho anche già tanti prodotti per la base, spendere così tanto ora per un fondotinta non mi va, anche perché ho la versione precedente, quindi sicuramente per quest'anno e per quest'estate non lo acquisterò. Mi sbizzarrisco un po' provando i vari fondotinta low cost. Questa volta ho preso il Pretty Natural perché penso che sia l'unico che mi era rimasto di Essence che non avevo ancora acquistato, l'Hydrating Foundation. L'ho preso nella tonalità 040 Neutral Vanilla, che non trovavo mai al DM. Di questo ho sentito parlare anche bene. Dice che è con acido ialuronico, aloe vera, 24 ore di idratazione, dovrebbe donare una coprenza naturale, quindi un finish naturale, che è quello che piace a me. E dovrebbe essere appunto leggero sul viso. Insomma, da come è descritto, sembra interessante. È tutto scocciato, quindi adesso non riesco ad aprirlo. Comunque è un tubetto, insomma, da 30 ml. Vedremo. Adesso ho un po' da sbizzarrirmi con i fondotinta low cost perché ne ho ancora diversi da provare. E ho preso poi sempre un altro prodotto per la base low cost, questo di Wet n Wild, il Tinted Hydrator della linea Bare Focus. Penso che sia il primo prodotto di Wet n Wild che acquisto. Ho sentito parlare benissimo di questa sorta di crema colorata, perché è descritta come una crema colorata, però adesso diciamo che insomma tra crema colorata e questi fondotinta molto leggeri c'è ben poca differenza. Anche questa dovrebbe essere molto leggera, finish non grasso, non unto, coprenza dice da sheer to medium, quindi modulabile, e sembrava interessante dalla descrizione. In più ne ho sentito parlare molto bene, i prezzi di questi prodotti sono talmente piccini che insomma qui uno può anche provarli più a cuor leggero, diciamo. Dice che comunque è idratante, dovrebbe andare a rendere più radioso e luminoso l'incarnato. Infatti è descritto proprio come crema colorata per un effetto pelle morbida. Anche lui acido ialuronico, squalane, insomma, sembrano entrambi molto molto carini, quindi sicuramente
se vi interessa un po' il low cost e i vari prodotti per la base low cost, ne abbiamo anche di nuovi e di diversi da provare, anche se ultimamente ne ho già scoperti, secondo me, di carini. Poi, sempre di Wet n Wild, ho preso questa palettina a 5 colori, la Color Icon nella versione Camo Flaunt, di cui mi ha parlato molto bene una di voi, in particolare per questo ombretto centrale. E aspettate, non si apre più, che effettivamente, visto così, sembra davvero stupendo. Però devo dire la verità che ho qualche perplessità, vedete, è questo ombretto, sembra veramente meraviglioso. La mia perplessità nasce dal fatto che, bello, però è in realtà più un ombretto, beh però, insomma, il suo effetto lo fa, è un ombretto glitterato, quindi in realtà non ha proprio una base colore. Questo secondo me è da andare più a tamponare, per dare maggiore luminosità al look. Sì. Non so, quando ho visto che era più in realtà, quando l'ho swatchato, ho visto che effettivamente era più un ombretto glitter, sono rimasta un po' perplessa perché non è proprio il genere di ombretto che utilizzo io, anche se sembra però effettivamente meraviglioso. Quindi vi lascio il beneficio del dubbio e sì, magari chi l'ha provato, chi l'ha utilizzato, la ragazza che me l'ha consigliato, confermatemi se poi effettivamente è tamponato e fa un bel effetto, perché normalmente appunto io non utilizzo molto gli ombretti glitterati, non così, però effettivamente sembra molto molto carino. Comunque, se volete lo andiamo a provare, eh? È bello bello luminoso. Poi, tornando ad Essence, ho ripreso l'eyeliner Superfine Eyeliner Pen che mi stava piacendo tantissimo. L'avevo già acquistato, lo trovavo fantastico. Il problema è che ovviamente non mi sono accorta che il mio bimbo me l'ha preso e l'ha utilizzato come pennarello e quindi nulla, ho dovuto riacquistarlo perché è un ottimo eyeliner, è un eyeliner che permette proprio di fare una riga di eyeliner molto precisa, la punta molto fine, bello nero, molto scrivente, durava bene, insomma, veramente, veramente ottimo. L'unica cosa che ancora non ho testato è la durata perché appunto ha fatto una fine un po' ingloriosa. Poi sempre di Essence ho ripreso il mio amatissimo Top Coat Extreme Gel. Ormai da quando ho scoperto lui non ne posso più fare a meno, lo devo sempre avere perché questo no, è il migliore. Per me ha superato anche quello di Essie, è quello che mi dà l'effetto più lucido allo smalto, che mi garantisce una tenuta e una durata migliore. Sapete che io faccio sempre fatica a far durare lo smalto, non sono di quelle persone a cui dura 7-10 giorni così. Già, se mi dura 3-4 giorni in buone condizioni vuol dire che il prodotto è spettacolare e questo per me è veramente spettacolare. È veramente l'effetto di unghia lucida, appunto di colore lucido, come permette questo top coat, secondo me nessun altro e costa nulla, quindi devo sempre averlo di scorta. Poi ho ripreso anche il Subliminal di Astra, l'eyeliner, il 16 ore Pro Liner. Questo l'avevo già utilizzato, provato. Ma ormai saranno già passati un anno e mezzo, due, da quando l'avevo terminato, mi era piaciuto tantissimo. C'era lo stand di Astra, che solitamente all'OVS non c'è. Di solito Astra io la trovo solamente da Piumel per Soap. E l'ho ripreso. L'ho ripreso perché, insomma, è un ottimo eyeliner, almeno che ho memoria, mi piaceva veramente tantissimo. Poi ho acquistato perché c'era anche lo stand di Maybelline e tra l'altro erano scontate a 9 euro, mi sembra, adesso non mi ricordo esattamente. Comunque c'erano le famosissime tinte labbra nuove di Maybelline, le Super Sail Vinyl Ink. Quelle classiche a me ad oggi non piacciono più minimamente, ne avevo 3 o 4, basta, le ho buttate perché non mi piacevano più, troppo asciutte, troppo secche. So che da molti sono amate anche perché hanno una durata sicuramente fantastica, ma non le reggevo più sulle labbra, estremamente asciutte, quell'effetto anche appiccicoso delle labbra che tirano, che a me non piace.
Devo dire che questa novità a me non ha attirato particolarmente, anche perché il finish vinilico non è proprio nelle mie corde, però alla fine ci sono cascata e ho detto ma sì dai, una proviamola, visto che in tanti ne parlano bene. Ho sentito qualcuno con qualche recensione un po' più titubante, qualcuno che l'ha provato che non è rimasto proprio così entusiasta, però vabbè, dai. Ho deciso di provarle, ho preso la tonalità 20 Koi, che è il colore più rosa malva, che mi sembrava più nelle mie corde, anche se non mi sembrava male anche il colore nude. Vediamo, se magari mi conquistano, potrei prendere anche il colore nude. Come avrò terminato questi acquisti, se non con dei prodotti skincare che non possono mai mancare nei miei vari svuota la spesa beauty low cost? Ovviamente con delle maschere in tessuto. Non potevano non esserci. Allora, ho preso una maschera di Medil, di questa giallo VS, ho acquistato quella viola, non l'ho ancora provata, sono comunque delle maschere coreane, quindi insomma si va sul sicuro, e ho scelto anche questa versione all'estratto di limone e lime, perché ovviamente mi piace l'effetto illuminante, dovrebbe dare un aspetto più luminoso, è ideale in particolare per pelle grassa mista e impura, perché è purificante e illuminante, quindi l'ho pensata proprio per questa stagione, dove non ho una pelle propriamente grassa, però sicuramente è più impura, quindi mi interessava provarla. Poi queste maschere del brand Pure Derm invece non le ho mai provate, non le avevo mai acquistate, non so neanche se le avevo mai viste. Ho preso in realtà dei peciocchi, questi alla lavanda, gel patch, questi dice che vanno a levigare la zona, a distenderla, anche questi coreani, quindi proviamo. E poi ho preso questa maschera invece al miele, nutriente, idratante, rinfrescante, con estratto di miele, collagene e vitamina E. Quindi anche questa ovviamente mi incuriosiva tantissimo. E di questo brand non avevo mai preso nulla. Infine, di Mask Bar ho preso la Brightening, quindi la maschera biocellulosa illuminante. Io dove leggo illuminante accatto, veramente le maschere illuminanti alla vitamina C in generale mi piacciono sempre tantissimo, aiuta ad illuminare l'aspetto minimizzando le irregolarità della pelle. Passiamo al bottino DM immancabile. Che mondo sarebbe senza DM? E allora, vabbè, vi anticipo già che ci sono anche loro, non vi deludo. Allora, ho preso questo shampoo della Sunsilk, scintille di luce più effetto di seta, perché mi sono innamorata di questo shampoo, l'ho proprio utilizzato e terminato da non molto, mi è piaciuto da impazzire, infatti ho preso il flacone da 400 ml, perché l'altra volta avevo preso il flacone da 200 ml, l'ho trovato fantastico, indicato per capelli spenti e crespi, me li lava benissimo, non me li fa sporcare prima del tempo, me li lascia morbidi, talmente morbidi che quasi non sento l'esigenza del balsamo, poi lo utilizzo lo stesso, però veramente l'effetto è fantastico, mi è piaciuto un sacco, veramente tanto, a differenza dello shampoo che sto utilizzando in questo periodo, che non è male, mi rilava bene, vabbè, ve ne parlerò, però non è particolarmente indicato per il mio capello, sì, vabbè, meglio ho sbagliato io, perché ho preso uno shampoo indicato per capelli fini, che si ingrassano e quindi molto molto leggero, io ho bisogno di qualcosa di un po' più idratante e nutriente per i miei capelli e questo lo trovo assolutamente fantastico, è uno dei miei preferiti. Poi ho preso una crema corpo, questa della... aspettate che non voglio far troppo rumore con il sacchetto. Allora, ho voluto prendere una crema corpo in spray per questo periodo, perché appunto rimane sicuramente, penso e spero, più leggera e più fresca. E ho trovato solamente questa della Glycolid. E niente, mi è sembrata interessante, quindi l'ho presa. Volevo provare appunto una crema spray, anche perché ultimamente... guardate, ho aperto 3 creme corpo proprio negli ultimi giorni, terrificanti, ve ne parlerò molto presto, non me ne è piaciuta una, e questa è la crema corpo spray rigenerante per pelle secca e screpolata, idrata in profondità, azione intensiva, texture leggera, si assorbe rapidamente e non unge, quindi mi sembra veramente ottima per il periodo caldo, erogazione continua,
dermatologicamente testata, adatta anche alle pelli sensibili. Ho in realtà altre ancora creme corpo comunque da provare, però ne volevo prendere una in spray. Mi è venuta voglia di una crema spray. Nutre e rigenera la pelle secca e ruvida, lasciandola morbida e idratata. Di Glycolid io ho provato tempo fa ancora solamente la crema mani e devo dire che non mi dispiaceva. Quindi niente, ho preso questa crema corpo spray. Poi ho preso due prodotti invece di Acqua alle Rose. Sapete che Acqua alle Rose ha lanciato da non molto tutta la nuova linea alla vitamina C. Ho già preso tutto, devo ancora provarlo, però ho preso il siero, la crema, il gel struccante, tutti alla vitamina C e la maschera viso. Adesso ho visto anche che è arrivata l'acqua micellare bifase, che o non avevo notato io o vabbè, non ci avevo fatto caso. Comunque è arrivata anche l'acqua micellare e l'ho presa, illuminante con vitamina C rosa canina, strucca, energizza viso, occhi e labbra, trucco waterproof e non lascia residui oleosi. Io normalmente l'acqua micellare la utilizzo per struccare gli occhi, però devo dire la verità che magari questa, la vitamina C, magari alcune le vorrò provare anche per il viso, anche se solitamente preferisco l'olio struccante o il burro struccante. Però sono curiosa comunque di provarle anche sul viso, vediamo se mi piaceranno. Normalmente trovo il burro struccante e l'olio struccante più delicato, mi lascia la pelle più morbida, la micellare sul viso la trovo un pochino più aggressiva. Questa sembra interessante, bifasica, con tutto questo giallo che mi dà l'idea di tanta luminosità. E ho preso poi sempre di Acqua alle Rose questo latte detergente per pelli sensibili con estratto di rosa antica. Ma sicuramente esisteva già, io non ci avevo mai fatto caso, l'ho visto per caso tutto solo il suo letto alle casse, c'erano lì due o tre prodotti di Acqua alle Rose. Ho visto questo latte detergente e ho detto perché non prenderlo, anche perché oltre al burro e l'olio struccante utilizzo anche il latte struccante. Questo dice che deterge e idrata la pelle, formula ipoallergenica, antiarrossamenti. Poi carinissimo con tutto questo prodotto rosa, potevo lasciarlo lì? No, assolutamente. Insomma, mi sembrava bellino, interessante da provare. Adesso arriviamo al gruzzoletto di maschere. Ho preso però anche questo prodotto labbra di Catrice, sempre della serie plumper, volumizzanti, gloss, che sono diventati un po' la mia fissazione. Ho voluto acquistare il Volumizing Extreme Lip Booster, che dovrebbe essere questo appunto volumizzante labbra, anche di questo parlano bene, col peperoncino. Proviamolo, visto che anche qui il prezzo è piccino, perché il mio terrore è sempre che i volumizzanti labbra mi vadano a irritare troppo le labbra, però vabbè, dai, questo appunto a un prezzo piccino mi incuriosiva. E adesso, non so, no, forse c'era già, però ho scoperto che c'è anche la versione azzurra-blu, un po' come il rimpolpante volumizzante di Clio o quello di Huda Beauty, e magari prenderò questo di Catrice. Ma sì, dai, visto che alla fine sono dei gloss e vanno bene da provare anche questi economici, perché quello di Huda Beauty l'ho visto in azione, non mi sembra che faccia chissà che. Magari provo la versione appunto più economica di Catrice. Ho preso in realtà oltre alle maschere anche questi sali per i pediluvi, perché li amo follemente. Sapete che amo fare il pediluvio con questi prodotti di Balea. Questi sono sali da bagno, cristalli da bagno per pediluvio con olio di avocado pressato a freddo. Mi lasciano proprio una sensazione di piedi rigenerati, leggeri, freschi, li amo follemente. E poi ho preso quelli all'urea con appunto 95% di urea e olio di noccioli di albicocca per piedi molto secchi. Questa linea all'urea, ho già acquistato anche altri prodotti che vi ho mostrato in precedente svuota la spesa, le terrò in particolare per la stagione invernale, dove ho i piedi molto secchi, i talloni, poi insomma sono sempre da trattare. E infine ho fatto un po' scorta di queste maschere di Lua, non so come si leggano, perché ho provato ultimamente questi patch occhi, mi sono piaciuti tantissimo, quindi li volevo riprendere e poi ho trovato un'altra versione e ho visto che ci sono anche tutte le maschere in tessuto viso e sono anche carinissime con tutti questi colori. I patch occhi che avevo già provato appunto erano questi azzurri idratanti e leviganti, non so perché non mi aspettavo nulla da questi patch occhi, invece mi sono piaciuti molto all'estratto di collagene marino.
quindi li ho ripresi e in più ho preso anche quest'altra versione e questa antiocchiaia, quindi dovrebbe avere proprio l'effetto più illuminante al cetriolo mi piacciono molto illuminanti anche quelli di Sephora e quindi ho preso anche questi e sì, per sguardo fresco e luminoso, quindi anche secchezza, rughette, lo stesso anche qui, sguardo scintillante e luminoso. E poi ho preso appunto tutte queste maschere viso, i colori sono veramente belli, devo dire. Allora, ho preso questa al fiore di loto, questa dice che è antistress, contro i segni dello stress e della stanchezza, per una pelle zen e riposata. Poi ho preso quella ultra idratante all'aloe vera, poi ho preso quella anti-imperfezione al tè verde, questa alla vitamina C illuminante, ma sono troppo carine, questa anti-age al collagene marino e infine la detox al carbone vegetale. Insomma, ho fatto un po' scorta di tutte queste maschere perché era un brand che, non so, inizialmente non mi aveva attirato particolarmente, invece adesso, dopo aver provato questi peciocchi, l'ho trovato molto molto interessante. Le maschere poi quando le sento sempre belle, piene di siero, anche così dalla confezione mi attirano già tantissimo. E vabbè, comunque proveremo anche quelle in tessuto sperando che mi piacciono come i peciocchi. Questo ho terminato, questo è stato tutto il mio ultimo svuota la spesa beauty, spero come sempre di avervi tenuto compagnia, se volete ci vediamo prestissimo in un prossimo video, vi mando un bacione grandissimo, alla prossima, ciao!